Ciao ragazzi, io sono Gianni e benvenuti nel Gigi Garage. Oggi faccio un test del nuovo abitatore Parkside 12 volts Performance serie nera con il mandrino staccabile. Ma prima di addentrarci dentro al recent test, sigla. Ciao ragazzi, oggi farò il recent test del abitatore Parkside serie nera, o meglio Performance, con motore brushless. E già in giro ci sono molti video perché io non l'ho fatto subito questo recent test perché causa impegni di lavoro, impegni privati, non sono riuscito a farlo immediatamente. Però ho visto molti video contrastanti, anche alcuni video di persone che hanno acquistato questo tipo di prodotto e in pratica dopo la terza vite piccolissima che stava avvitando il motore è andato in fumo. Quindi ci sono dei pareri discordanti o comunque come la serie precedente o meglio l'altra versione, cioè quella con il mandrino che non è staccabile, dava problemi il motore e il cambio, quindi non si inserivano bene tra la prima e la seconda. Infatti, io in quel caso ero stato costretto a fare il reso del primo abitatore che avevo comprato, mentre poi il secondo andò a buon fine. Questo lo testeremo insieme. L'ho acquistato perché mi sembra, dalle sue caratteristiche, abbastanza valido. Nel senso che, avendo il mandrino staccabile, l'avvitatore in mano diventa molto molto piccolo e abbiamo l'opportunità di usare l'attacco esagonale per essere più veloci nel togliere e mettere i bit. Per avvitare con il mandrino andiamo a fare il prefuro e qui stacchiamo il mandrino e possiamo avvitare. Ma nel mio caso, che ho anche delle punte per forare con attacco esagonale, mi sarà utile anche per quello e il mandrino lo userò veramente molto poco. Però andiamo a vederlo più da vicino, anche con le sue caratteristiche. Allora, bene, nell'avvitatore, quando andiamo a comprarlo, abbiamo la confezione di cartone, la classica confezione dove ci descrive un po' tutto il modello dell'avvitatore, che nello specifico è PBSPA12C3. Ci viene consegnato in questa bella valigetta in cordura semirigida, dove abbiamo le sue due batterie, ognuna da 2 ampere, cosa molto comoda, il caricabatterie che è il classico caricabatterie X20 volts, ma non è dotato di ventolina di raffreddamento, quindi è il classico modello. Poi abbiamo sempre nel kit del costo di 69 euro, punte a legno, bit e punte per metallo, cose che in questo test noi non andremo ad usare perché li teniamo in caso di emergenza, anche perché la qualità diciamo tra virgolette lascia a desiderare, però nulla toglie che le possiamo utilizzare. Mettiamo da parte la sua valigetta che, ripeto, trovo molto comoda con altre due tasche sul retro e andiamo a vedere le sue caratteristiche. Per prima cosa voglio controllare il suo peso. Regoliamo. Mostriamo su chilogrammi,
Vediamo il peso del solo avvitatore. Il solo avvitatore pesa 770 grammi con mandrino messo. E questo è veramente un punto a suo favore, lo devo dire. Mettiamo la batteria. Con la batteria arriviamo a 963 grammi, che è veramente una bella cosa, 950 grammi. Con 69 euro avere un avvitatore che va a pesare 960 grammi è veramente qualcosa di incredibile. Io che penso di usarlo la maggior parte del tempo senza mandrino in questa configurazione, andiamo a vedere il suo peso e scendiamo arrivando a 774 grammi, che ha ancora più dell'incredibile. Devo dire che veramente con il peso qui Parkside ha lavorato molto molto bene, perché se andiamo a prendere un suo diretto concorrente, ovvero con le sue stesse caratteristiche, motore brushless, ricordo che ha 35 Nm di coppia, andiamo a confrontare il peso, non so se abbiamo gli stessi valori, però giusto per fare una comparazione. Io in casa ho il Makita, sembra un Makita, è 10.8 volts, ma è comunque un 12 volts, perché anche queste qua, se le andate a misurare, sono 10.8 volts, però loro le chiamano 12. Batteria sempre da 2 ampere, andiamo a pesarlo. Ebbene, siamo su 1,94 grammi, quindi siamo ben oltre il peso dell'avvitatore. Andiamo a togliere la batteria e siamo sugli 800, quasi 889 grammi, quasi 890, ma senza batteria. Quindi, una volta che noi inseriamo la batteria, ritorna sui nostri 1,90 kg. Quindi, un avvitatore che paradossalmente costa il triplo di Parkside pesa di più. Come grandezza, stiamo lì. Anzi, questo qua con il mandrino è un poco più lungo, però diciamo che però è più corto perché ha la batteria ad incastro. Però se noi andiamo a fare un altro paragone, che io ho anche la batteria da 4 ampere, andiamo a fare questo paragone, comunque il Parkside resta sempre più piccolo. Quindi finora tutti i punti a vantaggio del Parkside, che con 69 euro ci portiamo un bel avvitatore per il momento. Il Makita a questo punto parte già svantaggiato per quanto riguarda peso, maneggevolezza e comodità di lavoro. Togliamo la bilancia. Questo tipo di batteria 4 A non viene fornita nell'insieme del kit, solo le due batterie. Io insieme a questo ho accoppiato una batteria da 4 A in più questo fantastico caricabatterie doppio, che è un caricabatterie che carica alla potenza di caricare a 4 A con doppia ventolina di raffreddamento, quindi lo preferisco a quello suo originale. Poi ci dà la comodità che mentre usiamo una batteria, le altre due le possiamo tenere sotto carico e in pratica andiamo a finire la giornata di lavoro in maniera tranquilla con questo tipo di caricabatterie, che devo dire che è veramente eccezionale. Quindi con una combo del genere possiamo stare più che tranquilli. E se non vado errato, togliendo il suo caricabatterie originale da dentro alla valigetta, questo ci entra tranquillamente. Andiamo adesso a vedere, togliamo la batteria da 4 A. Comunque, ragazzi, devo dire che è veramente molto molto leggero. Inseriamo la sua batteria. Inseriamo il mandrino dove il corpo è in metallo. Questa cosa anche mi piace, molto molto bella.
frizione non molto. Ecco, adesso è andata. Si vede che è nuova, quindi deve andare un po' più forte. Abbiamo una frizione che si regola da 1 fino a 20 e poi abbiamo la funzione foratura. Vi ricordo che non ha la percussione, però la percussione in questo tipo di avvitatore la trovo abbastanza inutile, perché per forare il cemento, come dico sempre, uso queste punte della Bosch multimateriale, che sono veramente eccezionali, sono state studiate e nate proprio per questo tipo di avvitatore, dove non è presente la percussione. Questo ci fa risparmiare batteria e allo stesso tempo farà dei fori sul cemento, ma questo lo andremo a vedere con i vari test. Cosa come tutti gli altri: indicatore di batteria, LED luce frontale, il mandrino accetta fino a un massimo di 10 mm la punta, e ci dà con la prima marcia da 0 a 460 giri minuto, con la seconda da 0 a 1750. Il suo produttore è la Grizzly Tools, che diciamo che la Grizzly comunque fa degli ottimi prodotti. Il resto, la gomma è veramente morbida, dà un buon grip, e adesso andiamo a testare effettivamente i giri, se sono quelli dichiarati o meno. Allora, adesso stiamo in prima e siamo sui 418 giri minuto con la prima. E qui ci viene indicato un 460, ci può stare, quindi siamo quasi vicini, quindi ci può stare. Andiamo a mettere la seconda, testiamo con la seconda. Con la seconda stiamo sui 1610 giri minuto, qui invece ci indica 1750, con la seconda questo valore qua è un po' più falso, perché 150 giri non sono né pochi né tanti, però ci può stare che è falsato il valore quando abbiamo dei giri di 1600 giri minuto reali in seconda marcia. Detto questo, l'avvitatore si presenta bene, andiamo a fare i nostri vari test. Allora, come primo test andiamo a provare l'avvitatura, la frizione. Lo faremo senza mandrino, perché la cosa che mi piace di questo avvitatore è proprio questo tipo di modifica. Non è calamitato l'innesto, però non ha gioco, quindi però tiene, diciamo, quindi un buon punto di aggancio, quindi funziona abbastanza bene. La mettiamo in prima, proviamo con questa vite piccolissima, vediamo un po' il livello di frizione. Si ferma, quindi c'è la testa da fuori. Proviamo su 5, un po' di più, 9, ed è entrata, quindi funziona abbastanza bene. Proviamo con questa da 4 centimetri. Esce la testa da fuori, quindi andiamo a mettere su 13 la frizione e siamo dentro. Quindi la frizione lavora, devo dire, abbastanza bene, mi piace. Adesso cambiamo bit, mettiamo modalità foratura e iniziamo a mettere delle 6 per 120 mm. Vediamo come si comporta.
Perfetto. Motore freddo, senza alcun problema. Perfettamente. Questa è da 180 mm, sempre 6. Vediamo come si comporta. Perfetto, è entrata dentro senza tante storie. Con questo tipo di attacco la stabilità dell'inserto è anche buona, c'è da dire. Perfetto, mi piace come avvitatore. Adesso andremo su tirafondi da 8 per 120, però vi ricordo che questi sono test che già vanno ben oltre l'utilizzo quotidiano di questo tipo di avvitatore. Anche se serie performance, brushless, ricordi 35 Nm di coppia che sono quasi il top in questa fascia di avvitatori. Ma non è fatto per questo tipo di lavoro, quindi non andrò a testare questo tirafondo, ma il massimo che farò è testarne questo, perché non è fatto per quell'uso, questo tipo di avvitatore. Quindi mi sembra un po' una cosa non bella farlo funzionare per una cosa che non è, quindi io evito. Andiamo a vedere con questo tirafondo. Come avete potuto vedere, la comodità di cambiare in un niente. E si è fermato, non ce la fa. E niente. Adesso voglio fare però. Non ce la fa su questo, già su questo tirafondo non ce la fa. Però voglio fare un'altra prova, togliendo la batteria da 2 A e andando a inserire la batteria da 4 A. Usiamo un altro posto, ovviamente tutto senza preforo. Questo che cosa vi fa capire? Che senza preforo sforza ancora di più, quindi l'avvitatore viene messo sotto sforzo e sotto tortura maggiormente rispetto a quando c'è un preforo. Ragazzi, che ve lo dico a fare? Con la batteria da 4 A, tutt'altra storia. Quindi il tipo di batteria che ci danno in dotazione è la 2 A. Non è il massimo, però con la 4 A si viaggia. Con la 4 A si viaggia, quindi continuerò il mio test con la 4 A. Tolgo questa. E cosa carina, possiamo mettere questo tipo di ponte che è da 22 per il legno con attacco esagonale, come potete vedere. Andiamo a fare un test di foratura. Vediamo come si comporta. Allora, la metto sempre in prima marcia, ovviamente. Tutto questo che vedete è sempre in prima marcia. La seconda non la metto perché con la seconda si dimezzano i newton metro, la coppia, quindi ne avremo veramente molto poca e non, in questo caso ci serve molta coppia. Proviamo un po'. E niente, non ce la fa. Anzi, si è proprio spento. Sarà andato in errore. Sì, quindi ha mollato.
proviamo a fare un altro, anzi a riprendere lo stesso. E niente, non ce la fa. Non ce la fa. Quindi in questo caso anche con la batteria da 4 ampere questo tipo di lavoro è un po' troppo esagerato per questo avvitatore. Però devo togliere la batteria perché è andato in blocco. Però voglio fare una contro. Voglio fare modalità foratura, voglio fare una controprova, sempre una batteria da 2 A full, vediamo un po', questo anche 35 Nm, proviamo a fare qui. Ragazzi, non so che cosa dirvi, quindi sarà che è più pesante, però i 35 Nm del Makita ci sono tutti, mentre i 35 Nm del Parkside lasciano un po' a desiderare. Ma adesso andiamo a fare la prova se fora il cemento e poi possiamo andare anche alle nostre conclusioni. Come potete vedere, questo è un mattone di cemento, la nostra punta Bosch da 10 mm, che è il massimo che può accettare il mandrino. Quindi noi in questo caso andremo a mettere la seconda velocità perché per forare il cemento serve molta velocità. Andiamo a fare il nostro foro e vediamo. Perfetto, siamo passati da parte a parte. Beh, in questo caso ho usato la batteria da 4 A, però diciamo che senza problemi avrebbe fatto anche con la 2 A. Ma andiamo alle nostre conclusioni. Bene, ragazzi, siamo arrivati alle nostre conclusioni. Le conclusioni quali sono? Qualità-prezzo imbattibile, 69 euro, 2 batterie da 2 ampere, kit di punte per legno, punte per il metallo e bit dalla dubbia qualità, sinceramente, però non li ho voluti nemmeno testare perché comunque io ripeto, non mi stancherò mai di ripeterlo, come consumabili tipo punte, bit e quant'altro, prendere quelle di buona qualità perché vi faranno risparmiare soldi e tempo, e il vostro attrezzo renderà molto molto di più di come potrebbe rendere con quei bit. Quindi io evito. Pro motore brushless, consuma poco batteria. Il mio modello, come avete potuto vedere, non è fallato, funziona tutto alla perfezione, non mi è
uscito il fumo in mano, nonostante i test non è caldo, è andato in blocco e lo trovo, diciamo, anche con la 4 ampere lo trovo buona sta cosa qua, la trovo veramente buona. Perché? Perché evita che il motore vada oltre le sue potenzialità e si possa bruciare. Quindi questa soglia qui di stacco elettronico come sicurezza la trovo abbastanza bene, anche perché con viti da 180 mm da 6 le ha vitate tranquillamente. Il tirafondo con la 4 ampere l'ha vitato tranquillamente. L'unica cosa dove si è bloccato è su una punta per legno da 22. Però diciamo tra virgolette ci sta per il tipo di prodotto, che ripeto non è un prodotto a livello professionale ma è a livello hobbistico, che poi noi l'hobbistico lo trasformiamo in professionale, questa è un'altra storia. Quindi lascia il tempo che trova, noi dobbiamo interpretare e comunque dare feedback sull'oggetto per quello che è, cioè un oggetto da hobbista. Entriamo nel concetto di hobbista. Ovviamente vi ho fatto il paragone del peso con un Makita serie professionale, sia a livello di peso, di grandezza, di comodità e anche di forza, perché entrambi sono brushless, entrambi hanno 35 Nm. Qual è stata la pecca? Che il Park Slide con batteria da 4 A è entrato in protezione e non ha finito di fare il foro con questa punta, mentre il Makita con batteria da 2 A, oltretutto di concorrenza, ha finito il suo lavoro. Perché questo? Però il Makita costa 3 volte quanto tutto il kit di questo qui. Perché questo? Perché comunque penso che se io pago il triplo un prodotto professionale, ci sarà pure un motivo, perché sono dei motori scelti, ci sono dei cambi degli ingranaggi diversi da quelli per gli hobbisti, quindi sarebbe più che naturale che il Makita faccia questa cosa qui rispetto al Parkside che altro. Però tutto sommato non mi sento di sconsigliarlo, anzi devo dire che veramente questo avvitatore mi ha stupito. Leggero, maneggevole, quindi per un uso prolungato va bene, con i suoi senza mandrino 780 grammi, quindi ci sta. Lo possiamo impiegare in molti lavori. Quindi 69 € per questo tipo di avviatore con motore brushless, doppia batteria, ci stanno tutti, sono ben spesi. Quindi preferisco avere questo modello in casa con il mandrino staccabile anziché il modello quello con il mandrino fisso, perché questo qui diciamo è molto più comodo e più versatile. Questo è il mio punto di vista, quindi è veramente un prodotto per hobbista molto molto valido. Poi se ci aggiungiamo la combo batteria da 4 ampere con il doppio carica batterie che carica con un'uscita di carica da 4 A con pendolino di raffreddamento, avremo le batterie sempre pronte. Quindi che dirvi? Se il video vi è piaciuto, un like è sempre gradito. Se volete essere sempre aggiornati, spuntate la campanella e iscrivetevi al canale. E beh, che dirvi? Alla prossima, ragazzi. Ciao!